Hello! Allora, benvenuti su Tele Garage Mare Viaggi, sto prendendo gli altri ingredienti perché tra poco ve li mostro. Faremo oggi queste buonissime pappardelle che si chiamano porca vacca. Perché? Perché quando le vedete dite porca vacca, cazzo, è proprio buono queste tagliatelle, già solo la vista. Poi non vi dico il sapore. Allora, adesso vi presento quindi gli ingredienti che serviranno per creare questo straordinario piatto. Io non ho detto niente, perciò, perché ho dato qui una cavatina, un po' di tartufo nero non basta mai, quindi faremo queste pappardelle che sono con funghi e champignon, salsiccia, castagne, cipolla, prezzemolo, vino bianco, non voglio dimenticare niente, aglio e poi vediamo un po', incomincio a preparare gli ingredienti, quando preparo gli ingredienti poi va tutto liscio, a più tardi. Allora ragazzi, ecco qua gli ingredienti che servono per realizzare queste tagliatelle che si chiamano porca vacca. Allora abbiamo i marò che abbiamo già cucinato, come vedete c'è ancora il fumo adesso, quindi abbiamo sgusciato, abbiamo cucinato e quindi faremo praticamente a pezzi grossolani. Poi parmigiano reggiano, funghi champignon, e vanno benissimo i funghi, come si chiamano, i funghi porcini, quindi vanno benissimo, sono proprio ideali funghi per i porcini in questo piatto, però è troppo ricco di sapori perché le castagne sono troppo saporite, la salsiccia è saporita, il tartufo è saporito, quindi ho voluto prendere un fungo che non fosse troppo forte, perché il fungo porcino è bello, bello saporito anche lui. Poi avremo una salsiccia di maiale che andremo a cuocere con della cipolla. Poi quindi abbiamo i nostri funghi che andremo a cuocere con dell'aglio e del prezzemolo. Alla fine verrà aggiunto il formaggio e proprio sopra a piatto il parmigiano reggiano. Allora potete il tartufo, potete anche praticamente utilizzare, se volete, non è se volesse, potete utilizzare la crème fraîche, sarebbe la panna. Poi allora io l'ho messa semplicemente perché non so se ho intenzione di utilizzarla, vi dico proprio la sincera verità. Però può andare benissimo facendo una crema con la panna e le castagne, magari frullate, tutte e due sarebbero veramente ideali. Però comunque non so, vedete voi, potete farlo comunque senza nessun tipo di problema. Allora iniziamo la cottura della nostra salsiccia, che richiede i suoi 10 minuti all'incirca. Ok, la prima cosa che noi andremo a fare sarà quella di privare la salsiccia dal budello, quindi la apriamo e la facciamo praticamente a pezzi, devono essere pezzi grossolani, non maciullata. Là. Taglieremo le nostre cipolle in modo fine. Oggi stanno tutto a magnacca, no? Stanno tutto a magnacca. Come rompono cazzo, mamma mia.
Non belle perché tu. Oh! Ah, merda! Mi ha fatto cagare sotto. Bastardi. Allora, quindi tagliamo la nostra cipolla. Molto, molto sottile deve essere. Con dell'olio extravergine d'oliva. E incominciamo a fare un soffritto. Allora, poi dopo puliamo tutto. Allora, una bella prezzemolata. For me nothing. For me. Michela, lo carpaccio senso. Ne pulli lu? No. Do? Li lu vuoi mangiare? Visita. Li lu vuoi mangiare? I don't know. Ogni Lulu say it and tu papà va bene, non è inglese, neanche americano. Che devo fare? Domanda a Lulu, mamma mia, cosa vuoi per il capino per come siete passati? Spacci. Mi viene neanche inglese, non si sa neanche la lingua. Forse inglese, forse niente, non si sa la lingua. Vabbè, eh. Allora, ragazzi, quindi abbiamo così tritato il nostro prezzemolo. E faremo dopo, mi sta smontando a capo qui. Voilà, cominciamo a girare un po' le nostre cipolline. Un po' perché altrimenti si bruciano, devono essere dorate, non bruciate, vedete qualcuno già si sta bruciando, quindi appena sono un po' dorate, anzi dico che possiamo anche aggiungere a questo punto la nostra salsiccia, quindi i suoi tempi di cottura ce l'ha, non è un problema. No. Di tu no? Di tu non va mai. What's wrong? The money they under the lilu. No a moi. Money is a problem for me, money. Domanda a lilu, domanda the money. Ok ragazzi, mi sto distraendo, aspettate. Fruits, sir. Fruits. Ah? Frutta. You are frutta. Mango. Può andare a mango. Yeah, mango, come sai tu là? Na, mo che si stanno pure a magnata. Ma come rompono casa? Se anche se ne vanno ci fa scimmere in casa loro. Non dice una da essere sempre così nervoso. E me ne nell'otto. Allora, molti di nuovo che pesca. Voilà, allora ragazzi abbiamo rimasto. Allora abbiamo quindi messo la nostra salsiccia. Quando vedete che la salsiccia diventa ben dorata, significa che è pronta. Allora, a questa salsiccia io ho introdotto un po' d'acqua. Normalmente ci vorrebbe l'acqua di cottura della pasta, però ancora la devo preparare.
E quindi dopodiché, una volta che è cotta la salsiccia, aggiungeremo poi i nostri funghi che andranno cotti però a parte, quindi qua dentro li aggiungeremo già cotti. Vedete, potete fare anche a pezzi più piccolini, in modo che si cuociono anche prima. Se avete dei problemi che si sta attaccando la carne, potete aggiungere un po' d'acqua. Allora, più tardi faccio vedere i funghi. Allora, ragazzi, in questa padella quindi noi metteremo l'aglio, dell'olio e quindi incominceremo a cuocere i nostri funghi champignon. Oggi non è proprio aiutato, però alla fine verranno buone. Allora ragazzi, adesso che la salsiccia è cotta, potete anche introdurre le castagne. Voilà, e lasciate così, però logicamente spegnete sotto al gas. Che sta combinando? Voilà ragazzi, quindi a fuoco vivace fate cuocere giusto 2 minuti i funghi, dopodiché aggiungerete un bel bicchiere di vino bianco. Noi metteremo questo vino, che sarebbe l'oro di Bacco, un ottimo vino bianco, direte voi, lo utilizzo per fare questo sughetto, per cuocere i funghi. E ragazzi, voi quando mettete prodotti buoni, alla fine il risultato diventa buono. Allora, quindi adesso un paio di minuti aggiungete il vino e il prezzemolo e fate evaporare tutto il vino. Una volta che il vino si sarà evaporato, i nostri funghi sono cotti. Come vedete, già è tutto pronto. Qui dopo mischieremo praticamente il tutto. Voilà, abbiamo aggiunto quindi il vino. Adesso fate evaporare tutto il vino e quando il vino sarà evaporato, i funghi sono pronti. Allora, potete logicamente anche aggiungere proprio adesso il prezzemolo. Se a voi non piace l'aglio, potete anche già toglierlo, altrimenti si mischia con i funghi. Voilà. Allora, quindi potete aggiungere anche logicamente un po' di sale e un po' di pepe. Non salate troppo perché avete la salsiccia che è salata, quindi fate attenzione a quando salate tutti gli ingredienti. Allora ragazzi, quando state vedendo che il vino si sta quasi asciugando totalmente, voi potete inserire anche già questo, perché in modo che il vino bianco restante dà anche sapore alla carne. Io prima non l'ho cotta perché altrimenti sono troppe cose, ok, troppo vino. Quindi automaticamente, siccome adesso è poco, possiamo aggiungere la nostra carne e far finire così il vino con l'evaporazione. Allora ragazzi, li ho gustati e devo essere sincero, ma quale panna, va bene così, perché poi dopo aggiungeremo le pappardelle che voi andrete ad aggiungere qua dentro. Scolatele direttamente dall'acqua alla padella, in modo che conservano ancora un po' d'acqua di cottura e quindi viene molto più un po' più liquido, ecco. Allora, è venuto buonissimo, quindi poi alla fine ci sarà l'aggiunta del parmigiano reggiano che andremo a mantecare insieme, un altro po' di prezzemolo e poi sopra ci schiattiamo il nostro tartufo nero. A più tardi, adesso prepariamo la pasta. Voilà ragazzi, allora abbiamo messo quindi la pasta, la stiamo facendo 2 spaghetti, ottimo per chi ha avuto un po' di mal di stomaco. 2 spaghetti in bianco con olio e limone, stop, e sono ottimi. Io invece sto facendo tutto questo bel casino, ho voluto mettere già il formaggio e il prezzemolo giusto perché i tempi sono proprio ridotti al massimo. Allora, 1 minuto ed è pronta la pasta a olio. Allora ragazzi, qui facciamo fare la cottura 5 minuti e li facciamo fare 4 minuti
che aggiungeremo direttamente dall'acqua alla pentolina. Possiamo anche già aggiungerli, perché così li faremo mantecare con l'acqua che scende di cottura della pasta. A casa la puttana va. Che palle, proprio in momenti, uccidetevi. Ah boh, lasciamolo stare il lavoro, sta solo abbandonato. Quindi continuiamo la cottura di un minuto qui. Vabbè, a due mani. Voilà ragazzi, abbiamo messo nel piatto, adesso ci facciamo una bella grattugiata con il tartufo sopra. Guarda come scende sul tartufo, guardate. Bella, bella piena. E l'altro rimanente lo facciamo assaggiare a Dante. Cosa? Tartufo. Tartufo. Rara. 3.000 euro il chilo. 1 chilo 3.000 euro. Yes. Ok ragazzi, ciao a tutti. E dalle tagliatelle porca vacca. Ciao ciao.